Buon ciao raga, benvenuti dal vostro amichevole nonno della rete per questa nuova Tech Profile. Abbiamo cambiato solo per questa puntata il playmat, il tappetino. È stato un regalo di un mio cliente. Quando è old school questo playmat, che Tantissimo, si figo. capisce dalle grinze dal telefono. Si vedono di più dal telefono. Sì. Sì, si notano tantissimo, non l'avevo notato. Però è bello pure il fatto che dove non c'è è bianco e nero, fighissimo, bello bello bello. Ok, non ne potevo approfittare per farvi vedere ovviamente un deck dinosauro, sempre standard, sempre con Guerra della Scintilla. Oltre ad essere dinosauro è anche accompagnato da tanti Planeswalker e non potevano mancare la regina dei dinosauri in due versioni diverse, in uno per sia Watri campionessa radiosa, sia Watri poetessa, sì, poetessa guerriera. E questo perché è uscito un nuovo dinosauro, forse l'unico dinosauro di Guerra della Scintilla, è proprio il Raptor di Watri. Due mana, uno bianco e uno verde, ed una 2-3 a cautela. Quando entra nel campo di battaglia, prolifera. Prolifero vuol dire scegli un qualsiasi numero di permanenti con dei segnalini e metterci un segnalino della stessa specie su quei permanenti. Oh, vabbè, andiamo a vedere pure Watri. La bianca e verde fa mettere con più uno un segnalino fedeltà per ogni creatura che controlliamo. Perciò da 3 sale a 4, abbiamo 4 creature. Arriva a 8 con meno 1, diamo più XP a una creatura pari al numero di creature che controlliamo. E con meno 8 è il finisher forse più forte del deck, perché ogni volta guadagniamo un emblema che ogni volta lanciamo una creatura, lanciamo, ah no, entra nel campo di battaglia una nostra creatura, peschiamo una carta. Perciò ogni volta entra in gioco un nostro dinosauro o altro a gioco prolungato ci farà pescare. E pescare, come sappiamo, è sempre molto molto bello. Invece l'altra Watri ci fa guadagnare punti vita per pari alla forza maggiore delle creature che controlliamo, con più 2. Con 0 creiamo dinosauro 3-3 e con meno X spariamo X creature. Di un qualsiasi numero di creature, in più con le creature non posso bloccare e può essere un bel finisher. Andiamo a vedere gli altri Planeswalker prima di andare sulle creature. Agiani, o guadagniamo punti, oltre che le nostre creature hanno cautela, perché i nuovi Planeswalker, come sapete, hanno l'abilità statica, o guadagniamo 3 punti vita, o con meno 2 mettiamo un segnalino più uno su ogni creatura che controlliamo, e in più mettiamo anche il segnalino fedeltà su ogni altro Planeswalker che controlliamo. Ed è figo questo. Vivien ci fa giocare creature con lampo, cioè guadagnano lampo le nostre creature. Con più uno diamo cautela e raggiungere la nostra creatura, però con meno 2 esiliamo le prime 3 carte e possiamo giocare una carta creatura. Fatemelo vedere. No, esiliamo una e mettiamo l'altra in fondo, e se quella è una carta creatura la possiamo lanciare. Vabbè, la prossima volta più piccola l'ha scritto. Quando vogliono scrivere troppo, pure qui. Questa è ancora più piccola. Invece Leda, più uno più zero a tutte le nostre creature, ci dà mana rosso o verde, e in più le magie creature che lanciamo non possono essere neutralizzate, fortissima. E in più ci fa lottare una creatura che controlliamo con una creatura che non controlliamo. Come dovessimo sapere, i dinosauri hanno infuriare, perciò il lottare ci serve molto. Non ci può mancare il Triceratopo d'assedio, che ogni volta prende danno, prende due segnalini più uno. Perciò se prende danno e poi proliferiamo, abbiamo una 5-5 al terzo turno. E non possono mancare i domatori di dinosauri, che prende più 2 se controlliamo un dinosauro, e in più ci dà mana di qualsiasi colore. 2 Brontodonte devastatore che spacca artefatto incantesimo del bersaglio.
4 alla solare di qualcosa, non ve lo dirò mai. È un dinosauro che vola e in più fa entrare in gioco tappato le creature dell'avversario. Gialli. Kingialli. Tre raptor che ci fanno rampare terra, quattro raptor che ci fa pescare, e le uniche magie, non creature, non place worker, sono quattro zampata selvaggia, come piace Russo? Quattro zampata selvaggia, costa due meno se bersagliamo un dinosauro che controlliamo, mettiamo un segnalino +1 sulla creatura avversaria che controlliamo e poi quella creatura lotterà con la creatura che non controlliamo. Forte come removal e infine due carte che rendono indistruttibile una nostra creatura, in più profetizziamo. Quattro pianure, sei foreste, la monomontagna, due territori rivendicati, quattro check verde e bianche, tre verde e rosse, una shockland bianca e verde e infine una terra che ci fa proliferare con quattro mana tappandola. Apriamo un po'. 22 terre dovrebbero essere. 3, 6, 9, 10, 11. Sì, 22 terre, 28 carte non terra. Il mazzetto non parte come aggressivo, è molto controlloso, creando tanti bestioni e poi i planeswalker che riescono a completare la strategia. Molto figo. E alla fine è veloce, tranne i due planeswalker da 4 e 5 mana. Tutta la curva è molto bella. L'unica carta che in questo caso ci può mancare, o che ho levato il 7-6 incounterabile di Malocchio perché ho voluto montare Domri, però forse quella bianca, la mitica bianca, 5 mana, 5-5, che quando viene bersagliata, quando si infuria, esilia creatura finché lei è in gioco. Però questa, diciamo, è la base, il resto andrà più inside. E i nostri dinosauri sono ritornati anche con un playmat vecchio, però con questo simpatico dinosauro può far fare tante cose fighe. Forte, forte, forte. Sì, l'ultima postilla che posso mettere è la Gianni di M19, che ci fa ritornare in gioco le carte creatura e ci dà i segnalini +1. Basta. Fatemi sapere voi come lo avreste montato un deck dinosauri con i Planeswalker. Se vi piace questo deck, lasciate il like. Se non vi piace, commentate. Altrimenti, condividete il video e seguiteci sul nostro canale. Grazie a tutti per la visione. Da Watley, da Raptor e soprattutto da Io sono Gianni, vi saluto dal vostro nome della rete, è tutto, ciao!